Dottore Greca, un ulteriore lavoro che riguarda il nostro arcipelago che proprio questi giorni è stato dato alle stampe. È un argomento davvero molto particolare che ripercorre una pagina per certi versi dolorosa delle nostre isole, ovvero il confino a Filicudi. Sì, il libro di quest'anno diciamo che ha voluto rendere omaggio a una cadenza che ormai è diventata quarantennale, perché il 26 maggio del 71 furono inviati i 15 boss in soggiorno obbligato a Filicudi. Il volume che ho preparato, che ho già inviato alla stampa più di una settimana fa, ripercorre in maniera diaristica, quasi giornaliera, i fatti che si sono svolti sia nell'isola di Filicudi, sia in tutto il resto dell'arcipelago e tutto quello che è stato il riflesso che si è prodotto all'esterno. Quindi è stato un lavoro di raccolta di informazioni dei maggiori quotidiani nazionali del tempo, quotidiani regionali, locali, per ricostruire le emozioni, le testimonianze, anche di tanta gente che oggi non c'è più, e soprattutto i riflessi che hanno avuto, perché siamo riusciti a trovare articoli di Der Spiegel, articoli di Life. E quindi è stato un lavoro di raccolta notevole che ci ha anche consentito di avere tantissime foto inedite, e il volume è venuto un volume, devo dire, corposo, perché oltretutto abbiamo parlato anche di un fatto che si era verificato l'anno prima, che aveva portato migliaia di oliani, veramente migliaia. Le foto danno la sensazione di partecipazione collettiva come si vede raramente in questi anni nel nostro territorio, di grande partecipazione lungo il corso, lungo tutto quanto la via sotto Monastero, via Tenente Maria Amendola, di grande massa. Abbiamo dedicato un capitolo molto ampio alla figura dei 15 mafiosi che erano stati destinati a Filicudi, che potevano veramente condizionare in maniera negativa lo sviluppo del nostro territorio in maniera irrecuperabile, irredimibile, perché lo stesso Badalamenti era quasi un personaggio di secondo piano rispetto ai Buccellato, ai Sinatra, a Bonventa, che erano invece mafiosi di primo piano che venivano anche da una mafia con rapporti con gli Stati Uniti. Quindi fu una grande rivolta, una grande iniziativa popolare che comunque portò, con tutte le sue tragedie, perché insomma ci furono anche momenti di grande disperazione nella popolazione oliana, portò comunque all'allontanamento nel giro di un mese di questa gente. Ricordiamo che i Filicudari, lo ricordiamo alle nuove generazioni, lasciarono l'isola, si trasferirono in massa a Lipari praticamente. Sì, l'iniziativa dell'esodo fu un'iniziativa di grande coraggio, fu un'iniziativa in qualche modo spontanea, probabilmente suggerita da una donna di Filicudi. Che chi gestiva il comitato a Filicudi, quindi parliamo del compianto professore De Pasquale, di Spartaco Persiani, del professore Carnevale, di Francesco Fiorentino, che sono tutte persone che sono passate a miglior vita, che intuirono che quella battuta, lasciamo l'isola, invece era il momento vincente, cioè non contrapporsi in maniera forte rispetto all'invio di 400 agenti, parliamo di 400 agenti in assetto di antisommossa che sbarcano il 28 mattina a Filicudi, e lasciare deserta l'isola fu una scelta vincente, dolorosa, perché naturalmente le foto, le dichiarazioni ci rimandano a una disperazione infinita di gente che si vedeva in quel momento sradicata, non aveva prospettive. Perché dobbiamo anche pensare che loro non sapevano che da lì a 10 giorni, 15 giorni probabilmente i mafiosi sarebbero stati trasferiti. Quindi c'è grande disperazione nella gente di Filicudi nel lasciare l'isola, ma questo viene accettato con grande sacrificio e prospettiva, cosa che invece io faccio anche questo parallelo nel volume, non si verifica a Linosa. E lì la differenza fra le reazioni di Linosa e le reazioni di Filicudi ci danno anche la differenza di cosa vuol dire essere un popolo ed essere semplicemente gli abitanti di un'isola.
L'invio a Fericodi dei mafiosi, a quel tempo almeno io ero più piccolo, ci sono tempi più piccolo, ricordo, è stata una specie anche di autogol da parte dello Stato che non conosceva la realtà. Mi ricordo, allora si disse che erano stati inviati carri armati, mezzi particolari che sull'isola materialmente poi non potevano scendere perché non esistevano le strade, no? L'iniziativa fu un'iniziativa molto spettacolare perché tutto nasce dall'uccisione del procuratore Scaglione a Palermo i primissimi giorni di maggio. I giudici sono in difficoltà, lo Stato è in difficoltà, tentano di fare un'azione eclatante per dimostrare che lo Stato reagiva a quell'omicidio. E l'unica iniziativa che riescono a portare a compimento fu quella di raccogliere questi mafiosi che già erano a soggiorno obbligato, dispersi in tutto il territorio nazionale, e concentrano i due gruppi contrapposti che erano in guerra a Palermo, cioè la famiglia della Barbera Torretta, vengono destinati tutti all'Inosa, mentre i Greco di Ciaculli, alleati dei Corleonesi, vengono destinati a Fericodi. Naturalmente è un'iniziativa che non ha respiro perché non portò a nessuna novità sul fronte delle indagini per l'omicidio di Scaglione che vennero risolte molto tempo dopo quando i collaboratori di giustizia hanno rivelato che fu Luciano Ligio con la complicità di Riina a sparare a Scaglione. Non erano questi. Per quanto riguarda l'invio dei mezzi, lì veramente c'è un pressappochismo da parte di chi decise l'azione nei confronti dei fidicudari che dimostra quanto poco era conosciuta la nostra realtà. Perché Filippoti? Ma perché Fidicudi? Sembra che c'erano degli elenchi al Ministero degli Interni per località da destinare a soggiorno obbligato. Fra queste, naturalmente, le Eolie, tutte le Eolie erano indicate e la scelta probabilmente cadde su Filicudi perché era un'isola che aveva una bassa popolazione, dal punto di vista turistico era ancora, diciamo, indietro rispetto a realtà molto più forti come Stromboli o Panarea che avevano già insediamenti turistici di grande rilevanza, tant'è che lo stesso Fenicusa, che è l'albergo più grosso dell'isola, in quella fase era assolutamente in costruzione con i fondi della Cassa del Mezzogiorno. Anche questa fu una contraddizione che venne fatta rilevare dalla nostra classe politica del tempo, cioè non si poteva finanziare la realizzazione di alberghi e nello stesso tempo provocare la morte turistica di quell'isola che si sarebbe riflessa su tutto l'arcipelago. Lei è riuscita a recuperare anche una serie di filmati inediti di cui proporremo, se ce lo consentirà, un breve spezzone. Sì, io naturalmente la mia attività di ricercatore si è allargata non solo agli articoli, sapevamo di tante foto, per cui ne abbiamo pubblicato una sessantina, e offriremo un documentario di circa un'ora che riproporrà materiale inedito con interviste e immagini in bianco e nero e a colori di Filicudi del 71. Questo sarà oggetto di incontri intanto al museo e poi presumibilmente anche durante la Beh, stagione insomma, estiva. noi stiamo coinvolgendo le scuole, stiamo coinvolgendo la popolazione perché ritengo che sia un fatto che ci debba inorgoglire e ci debba ricordare soprattutto chi eravamo e come si opera nel momento in cui ci sono difficoltà nel nostro territorio. Un'ultima battuta velocissima per chiudere, quegli eoliani non esistono più però. Quegli eoliani sono dormienti. Le eolie hanno questo grande difetto. Riescono a tirar fuori meglio di sé nelle situazioni più disperate. Ed è la percezione che ci dà questo. Oggi siamo per molti versi in quella condizione e bisogna riattivarsi e soprattutto la lezione che ci viene da Filicudi è una: non ci fu un capopopolo. Gli eoliani, ognuno diventò capopopolo, tutti si mossero uniti.